Raccontiamo di un'opera jazz, di un progetto dedicato a Cesare Pavese. Ho parlato a lungo con Nuto. Lui dice che un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Abbiamo commissionato un testo, un racconto a Pierfrancesco Di Noia, un profondo conoscitore di Pavese, della sua storia, della sua vita. Un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo. Il suo incontro con la cultura americana è stato un incontro determinante. Lui ha avuto modo di conoscere anche molti jazzisti, di frequentarli, ed è così che nasce un po' questo racconto, questa opera jazz. Il lavoro è stato pensato proprio come un'opera classica, dove c'è il musicista, c'è il librettista. Il progetto è stato affidato per la parte musicale a Gianni Virone. Questo è un lavoro che abbiamo fatto a più mani, con Giampiero, con Pierfrancesco. Abbiamo scelto i testi, abbiamo scelto le poesie su cui lavorare. Ho avuto modo anche di sperimentare molto in ambito musicale. Alcune poesie sono state trasformate in canzoni. Questa narrazione è un filo conduttore attraverso la musica. Musica composta di vari temi che rappresentano talvolta il rapporto che Cesare aveva con le Langhe, oppure il rapporto che aveva con la città. E ognuno dei musicisti che sono stati coinvolti era un pochettino una sorta di personaggio. I musicisti coinvolti sono musicisti veramente eccezionali ed è il valore aggiunto a tutto questo, insomma, i loro assoli, il loro modo di interpretare si unisce alla narrazione in una serata veramente indimenticabile. Nelle note di Armstrong c'era l'anima primitiva della musica, la vedevo, ne sono rimasto ubriacato. Il jazz è il ritmo che batte in ognuno, che ci fa sentire vivi. E lì ho definitivamente capito quanto era falso il regime che ci negava quella musica. Ho sentito la catena che mi stringeva il collo, anche se non riuscivo ad oppormi. Fuori, in piazza, l'ordine e la disciplina. Dentro il teatro... la vita!